Assessore adulatore, ignorante che sconosce gli atti del comune. Il circolo ripostese del Partito Democratico non le manda a dire a Gianfranco Pappalardo Fiumara, assessore in carica del comune Marinaro, che nei giorni scorsi aveva sottolineato l'impegno dell'amministrazione Caragliano nel risanare le casse dell'ente. Tutto nasce dalle dichiarazioni rilasciate ad ottobre dal sindaco Enzo Caragliano all'indomani dell'approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019. Dichiarazioni di soddisfazione che sono state prontamente ridimensionate dalle forze di opposizione ripostesi, che contestavano al primo cittadino la mancata presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione del programma, ma soprattutto il percorso virtuoso intrapreso dall'amministrazione per scongiurare la fase di default finanziario dell'ente, allontanando lo spettro del predissesto. Una situazione deficitaria che, a detta delle forze di opposizione, ancora permane, anche a causa dell'attuale amministrazione, incapace di riscuotere nella loro interezza le tasse per la raccolta dei rifiuti ed i corrispettivi per la fornitura dell'acqua. Il predissesto è quell'atto in cui ci siamo trovati, non per la non riscossione dei crediti, dei tributi, perché se un calcolo alla femminina, noi prendiamo 8 milioni in 4 anni di tributi, ne riscuotiamo il 70%, il debito però è di 18 milioni, dai 13 ai 18 milioni di euro. Il debito del passato. Io ricordo l'avvocato Dusso che il piano di riequilibrio si è fatto nel 2013, ma per debiti del passato, non per debiti dell'amministrazione Caragliano che non ne ha contratto. Quindi è chiaro che la frottola, anche questa tipica di chi imbroglia, di dire che il predissesto c'è ancora perché non riscuotiamo in parte i tributi, è una grande frottola, perché un calcolo, ripeto, alla femminina direbbe che la parte che non riscuotiamo è intorno ai 2 milioni di euro su un debito di, che va dai 13 ai 18 milioni di euro del passato. A chi vogliamo, ecco, prendere in giro? E poi l'altra cosa ancora più grave è che si parla improvvisamente del fatto che noi abbiamo pagato i debiti con l'amministrazione Caragliano, ha il merito di aver pagato i debiti con, nel piano di riequilibrio, quindi dovutamente, con l'anticipazione di cassa. Ma l'anticipazione di cassa, a parte che è previsto dalla legge che si debbano pagare nel piano di riequilibrio trentennale il debito con l'anticipazione di cassa, è previsto dal piano di riequilibrio, ma lui parla proprio, il comunicato dell'avvocato Dusso e anche del PD, parla del fatto che parla di debito del passato. Debito del passato. Debito del passato. Quale passato? Certamente non il passato di Caragliano. Critiche ed accuse pesanti che riguardano la gestione economica dell'ente sotto la guida dell'avvocato Carmelo Dusso, che a detta dell'assessore Pappalardo avrebbe camuffato con artificiosi stratagemmi contabili la disastrosa deriva dei bilanci comunali, prima virtuosi, poi, sotto la gestione dell'avvocato, pieni di buche e di mutui. Debiti virtuali, insomma, che a un certo punto diventano reali. Io devo dare merito a una persona, l'ex sindaco di riposto Spitaleri, che ha avuto l'ardire nel 2010 di aprire una serie finanziaria dell'ente e ha nominato quale ragioniere dell'epoca il dottore Nicolosi, che poi si è dimesso per contrasti appunto in consiglio comunale fortissimi con l'avvocato Carmelo Dusso. Ha scritto anche una lettera su questo, molto circostanziata e motivata. In quell'epoca, dall'oggi al domani, dal 2009, che eravamo con un avanzo di amministrazione di circa 7.000 euro, siamo passati a un disavanzo, dall'oggi al domani, di 4.560.000 euro, certificato da ragioniere successivo, ovvero il dottore Nicolosi. L'avvocato Dusso pone dei contrasti senza fine all'interno del Consiglio Comunale. Ebbene, che cosa accade? Il sindaco del tempo è stato abbandonato a se stesso, e tanto è vero che poi ha perso le elezioni. Ecco, questo è quello che è accaduto, è la storia di chi inventa frottole, pensando di imbrogliare i ripostesi. Al centro delle polemiche è anche la vendita dell'ex ostello della gioventù, una struttura oggi ancora fatiscente che nel corso degli ultimi decenni non ha mai conosciuto periodi di particolare splendore, la cui vendita ha consentito il pagamento, quasi per intero, di un debito di circa 1 milione di euro, accumulato nei confronti della famiglia Puglisi-Cosentino a seguito di una causa durata decenni dall'esito quasi scontato. In 30 anni qualcuno ha deciso
di continuare e perseverare in una causa senza fine. Dopodiché siamo arrivati alla gola e ci hanno preso dalla gola, tutto bloccato, si rischiava il piano di riequilibrio per un debito non trascritto. C'è chi dice che bisognava trascriverlo, sempre questa persona dice che bisognava trascriverlo nel 2012, in quel lasso di tempo in cui il Consiglio Comunale parlava di piano di riequilibrio. Io dico di più, che si doveva trascrivere nei 20 anni precedenti come debito fuori bilancio, invece di fare maturare interessi legali a più non posso, a favore poi di chi? Ecco, io ai cittadini ripostesi dico: perché per 30 anni si è perseverati in una causa con interessi legali incredibili, triplicando, quadruplicando il valore reale della causa, e perché? Per quali avvocati? Non una vendita, ma una svendita, secondo il circolo del Partito Democratico Ripostese, che accusa l'amministrazione Caragliano di aver ceduto la struttura ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Assolutamente non è così. Sulla storia della gioventù c'erano una serie di situazioni ostative anche sotto il profilo urbanistico e urbanizzante incredibile. L'assessore Pappalardo Fiumara punta il dito anche sulle modalità e sull'utilizzo che nel corso degli ultimi anni ha interessato la struttura. Io voglio fare riferimento anche a una cosa: lo Stato della gioventù è un atto di, diciamo, esproprio dalla proprietà della regione a quella del comune. È stato poi ristrutturato, sono stati fatti anche delle attività non ludiche, ma sono state fatte delle attività ristorative, da parte di un privato che non ha mai pagato un canone, ma ha fatto attività di mercato in un luogo, di patrimonio pubblico. Queste cose, oggi, se intervenisse la Corte dei Conti, se ci fosse davvero una denuncia, sarebbero cose molto molto gravi. Mettetevi comodi, la campagna elettorale a riposto è appena cominciata.